Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di Extra Rituali. Oggi andremo a trattare in questo video il rituale del libro rosso. Questo rituale in realtà non l'ho mai portato, non lo porterò mai perché comunque riguarda demoni e anche per il libro è difficile perché si dovrebbe ordinare online, perché forse funziona anche con il libro normale rosso, però forse c'è proprio forse il libro specifico. E allora, non ho trovato nulla riguardo una vera storia, c'è solamente come evocare l'entità. E allora, sì, allora, qui adesso vi dirò, vi elencherò gli oggetti che servono. Per fare questo rituale servono solamente due oggetti, delle candele. È un libro rosso, un libro comunque qualsiasi, basta che sia però rosso però. Il rituale va fatto alle 3 di notte o dopo le 3 di notte. Questo è proprio il procedimento che sto per leggere. Procedimento. Mettete la mano sulla copertina del libro rosso e dite: libro rosso, posso entrare nel tuo gioco? Dopodiché aprite una pagina qualsiasi del suddetto libro rosso e puntate il dito su una parola qualsiasi, quella sarà la risposta. Dopodiché sarete in contatto con uno spirito o un demone. Quindi, così andrete in contatto con uno spirito o un demone. È un po' la stessa cosa del libro delle risposte. Infatti esiste un libro che si ordina online, che costerà pochissimo. La persona forse mi pare anche l'Ion WGF, in cui tipo pensa una cosa, tipo domani andrò al mare, giri il libro, metti il punto e ti dà tipo un certo tipo di risposta praticamente. Potete fare domande attraverso il libro, sempre mettendo la mano sulla copertina. Anche il libro delle risposte è la stessa identica cosa. Prendo una pagina qualsiasi del libro e puntando il dito su una parola qualsiasi di suddetta pagina, quella sarà la risposta. Poi, come chiudere il rituale? Dire: libro rosso, posso uscire dal tuo gioco? Aprire il libro e puntare il dito su una parola qualsiasi, quella sarà la risposta. Avvertenze. Questo rituale è molto pericoloso poiché si entra in contatto con uno spirito o un demone. Infatti il motivo per cui non lo farò mai, perché i rituali riguardanti demoni o Ouija o il disegno del pentagono io non li farò mai, perché quelli sono probabilmente quelli che funzioneranno più probabilmente sono quelli che funzionano e sono anche più pericolosi rispetto a quelli che porto io. Non è detto che funzioni, ma in tal caso è consigliabile farlo insieme a delle persone. Durante il rituale possono accadere fenomeni strani e appunto paranormali. E questo è tutto. Il video che andiamo a vedere oggi è ovviamente di Gianmarco Zagato, quindi a giro, adesso torniamo di nuovo a Gianmarco Zagato. Quindi andiamo a vedere il libro, qui è il video e qui vedete il video. Poi. Se sei veramente uno spirito, puoi darci un segno della tua presenza? Benvenuti in un nuovo video featuring Nico! Oh mio Dio! Si va al cinema o no? Sì! Vi ricordate di mia cugina Nicola? Avete visto il migliore di avventura? Quindi già è più di un video che ha fatto il rosso. Il rituale delle 11 miglia. Ho trovato un nuovo rituale che io voglio provare. Ovviamente non lo farò a casa mia, non lo faremo nemmeno in auto. Nicola, stiamo andando alla casa delle vacanze. Sono successe talmente tante robe che secondo me è diventato tipo la bocca dell'inferno, che quello che capita capita e poi quando te ne vai al ciaone. Se te ne vai. Il rituale di oggi è una cosa che non ho visto fare da nessuno, raga. Ha origini messicane, spagnole, robe del genere. Ma dove vai a tirare fuori, gente? Vai a saperlo. Consiste nel invocare un'entità, che di solito è un demone, attraverso un libro. Infatti tu guarda cos'hai sotto i piedi. Virtù superiori, incubi e deliri di la Sacra Bibbia. Io sono andato oggi in libreria per cercare dei libri rossi, perché il rituale vuole che tu utilizzi un libro rosso per invocare un demone al quale potrai fare delle domande e lui ti risponderà attraverso dei libri rossi. Ma non penso che potremmo invocare un demone attraverso la Bibbia. Chi lo sa? Quindi non è una cosa tipo
evocare Renato dove avremo paura, cioè sarà solo una semplice conversazione. È questo quello che io non ho capito molto bene, perché dicono che è una sorta di oracolo, cioè gli puoi fare delle domande sul futuro, gli puoi fare delle domande sul tuo passato, sulla tua vita, su quello che succederà. Fare una domanda comporta sempre un prezzo, e io non so quale sarà il nostro. Oddio, ma c'è la luce accesa? Oddio, c'è la luce accesa, guarda! Ma la macchina non si vede, la macchina non si vede, ma la luce accesa. La luce accesa può essere pure una dimenticanza. Cioè che non hai dimenticato la luce accesa della... Ok, non c'è le luci, per carità del signore, che dopo dovranno essere spenti tutto il tempo. Hai sentito? Cioè non abbiamo ancora cominciato, Nicole. Io direi di cominciare, Nicole. Tutti quanti gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono... Ma ricordi quale che è saturato? Un libro rosso, noi ne abbiamo la bellezza di tre. Abbiamo la Sacra Bibbia. Poi abbiamo un libro di Stephen King che si chiama Incubi e Deliri. Spero che non saranno quelli che avrò questa notte. Virtù superiori, 36 discipline per... Questa qua di Stephen King è l'importante è che i libri siano rossi comunque. Quello che noi dobbiamo fare è accendere delle candele. Ogni partecipante deve non mettere la mano sopra il libro rosso che abbiamo scelto. Io scarterei per ora la Bibbia. Non so se perché mi sento troppo blasfema o perché potrebbero venire fuori demoni peggiori. Io voglio le virtù superiori. Ok, virtù superiori. Vorrei dire che la Nicole comincerà per primo. Ti ricordi sempre dove siamo? Nella casa della vacanza, la casa che ha fatto partire tutta la faccenda. Sempre di sera, mai di giorno. Tutto quello che devi fare è mettere la mano sopra il libro e dire: libro rosso, posso entrare nel tuo gioco. Dopodiché apri il libro con gli occhi chiusi in una pagina a caso che vuoi tu, punti il dito. Se la risposta sarà affermativa, vuol dire che potrai iniziare con il gioco. Libro rosso, posso entrare nel tuo gioco? Per me. No, aspetta. Leggiamo la frase intera. Ok. Perché queste sono le parole che io vorrei sentire per me. E queste sono le parole che io voglio siano ascoltate dalla mia bocca. No, non sto male, Nicole. Cioè, ma se io non ci credevo. Ti sta dicendo che vuole dirti qualcosa? E queste sono le parole che voglio siano ascoltate dalla mia bocca. Vuol dire che il gioco è cominciato qui? Vieni, entra nel gioco anche tu. Ok. Libro rosso, posso entrare nel tuo gioco? Confermato! Confermato, Nicole! Noi siamo dentro il gioco e possiamo fare domande inerenti a questo bene, quello che è. Fai la domanda e poi apri il libro. Vorrei sapere se ho vita breve o lunga. Che domanda. Infinito. Quindi lunga. No, impossibile. Ma no, cos'è una maledizione, Nicola? Diventerai anche tu uno spirito, tipo... Ma leggi la frase del... No. Questo è ciò che Dio infinito ha scolpito nella profondità di ciò che io sono in verità. Questo è il potere che Dio infinito ha concesso in verità ad ogni essere umano per permettergli di realizzare ogni sua visione interiore. Fammi provare. Quest'anno ci sarà una tragedia nella mia vita. Perché fino adesso non è accaduto? No, effettivamente sono capitate tante cose, ma io non le chiamerei disgrazie. Nicole, ho una domanda. Io continuo a sentire un rumore. Tu ci conosci? Attenzione. Anzi, la mia attenzione non può andare dove io non desidero che vada. Quindi lui ci segue. Si conosce, oh mio Dio. Abbiamo mai avuto a che fare con te? Non c'è tempo per i lamenti. C'è tempo solo per agire. Non è sentito. Nicola, non toccavo il libro. Toccalo, prova a toccarlo. No, non c'è niente. Era bollente, Gianmarco. Sì, aspetta, devo provare. Fai parte di una setta? Verità!
scritto verità. Di verità significa sì. Verità. Ma ti sei solo quelli della setta dell'ultima volta? No, io non voglio farci con queste cose. Se sei veramente uno spirito, puoi darci un segno della tua presenza? Sono pronto ad ogni cosa e a tutto il necessario. Oh mio Dio! Non ti voglio credere! Ma facci vedere! Ma poi tu come sei salto? Vediamo. Uccidilo! Aspetta che colpo di ragno, io ho un colpo di ragno comunque. Perché sono piccolini a mazzo, ma così grossi e leggino. Basta, voglio chiudere. Com'è che si fa a chiudere un rituale con un bello? Bella roba, bella domanda. Praticamente... Non c'è scritto nelle tue istruzioni. No, c'è scritto. Devi chiedere il permesso di chiudere, però prima di... Continuiamo con un altro libro. Libro rosso, posso entrare nel tuo gioco? Seduto qui ad ascoltare. Libro rosso, posso entrare nel tuo gioco? Appena entrò. Vuol dire che siamo dentro tutti e due, ok Nicole? Comincia tu, vai tu, io ho troppa ansia. Sei stato... Hai sentito? Sei tu che stai facendo questi rumori in casa? Ok, è accaduta la cosa che quando riguarda quando faccio scendi veramente. Cosa stai muovendo? Dettagli. Sentitemi bene, ragazzi. Oh mio Dio. Cosa devi dirci? Affanculo! Cioè, ci sta scappando per Nicole, andiamo e sappiamo di quelli che fanno la gente. Cristo santo, Cristo, no. Libro rosso, possiamo chiudere il gioco? No, ci dice di scoprire. Solo una porta che si richiudeva. Cosa significa? Quindi io penso di essere uscito dal gioco, Nicole. Prova te. Il libro rosso, posso uscire da questo dannatissimo gioco? Questa lei non può uscire? Ha sollevato il coperchio della scatola che conteneva il foglio. Non so se è uscita dal gioco, questo è il problema, Nicole. Non so se è fuori. Sono uscita da questo gioco. Aspettate. Cioè, cosa vuol dire? Non è che dobbiamo passare all'altro libro per chiudere. Proviamo. Siamo ancora dentro il gioco. Insieme con tutti i capi. Perché continua a parlare di ascoltate insieme? Ci sta parlando al plurale. Nicole, non parli insieme! Libro rosso, possiamo uscire dal tuo gioco? Si vanterà della legge dell'alleanza del Signore. Non so. Forse siamo usciti. Se la risposta è negativa, puoi lasciare il gioco. Ma dove pensi di andare con quei libri in mano, scusa? No, anche in realtà. Via no, non riporti. Mettili giù al solito, cioè, nel nostro... Però ti dico che io vorrei provare assolutamente a utilizzarlo quello lì. Magari dovremmo farlo tutti insieme. Perché ci stanno dando proprio delle risposte tanto interessanti, Nicole. Frena. Cosa? C'è una roba in mezzo alla strada. Oh mio Dio! Che c'è? Ma chi è? Ma è il libro! No, è il libro! Evitare il male, questo è intelligenza. Uno, adesso torniamo indietro e io porto giù quella roba. Non finisce il video. No, non andare già, Marco. Vai domani con la lezione. Vabbè, tornerò a riportarla. E ragazzi, fateci sapere giù nei commenti cosa ne pensate. Mettete un pollice in su se volete che io riprovi con questa sfida. Mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video ogni martedì alle 15, ogni sabato alle 10:30. Ogni tanto giovedì, ma questo non sa mai nessuno. E vi mando un bacione grande grande. E al prossimo video. Ciao! Ok, va bene.
E questo è tutto. Che dire, questo era quanto riguarda il rituale del libro rosso. Allora, il prossimo rituale che andremo a trattare, che probabilmente il video uscirà pure oggi perché sto facendo un po' tutti uno dietro l'altro i video, il prossimo rituale che andremo a trattare sarà, e questi casi stanno fermi, sarà il rituale del telefono, che dovrebbe essere dal selfie. Mi ricordo che forse è qua del selfie questo, no, non è del selfie, del telefono, non mi ricordo. Perché col telefono ci sono più di un rituale, quindi andiamo a trattare il rituale del telefono, che non so se ho portato o non porterò mai, devo vedere comunque. Va bene, se vi è piaciuto come se vi lasciamo un mi piace, per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!